Salve, salve a tutti, cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi sono veramente indignato perché, ragazzi, basta, ne ho le palle piene di tutti questi pseudo nostalgici, questi pseudo esperti di questa minchia. Perché, ragazzi, veramente ogni singola volta che ricevono dei commenti come io questo fumetto, cosa ne capite voi di questo fumetto che io l'ho visto, ci sono cresciuto, ma voi ne parlate, però io l'ho visto nascere, quindi lo conosco meglio di voi, l'ho letto 50 volte, quindi io vi posso correggere, come voi lo interpretate è sempre sbagliato, ma non ci rompere le palle, perché tutti quanti fondamentalmente possono nella loro, anche diciamo così, ignoranza, perché magari quando ci si approccia a leggere un qualsiasi fumetto che non si conosce si è ignoranti. Quindi, come dico sempre nei video che faccio, è importante leggere quelle opere che sono importanti per l'arte X per avere una buona disamina, una buona chiave di paragone e di confronto verso magari quelle opere che possono essere inferiori o anche superiori in base, ovviamente, a quelle tipologie di storie che avete assimilato e letto. Ovviamente perché io in tanti video vi dico sempre leggete Kirby, leggete questo autore, leggete, perché sono importanti prima cosa per la vostra cultura fumettistica, per poi appunto fare questi paragoni. Quello è la cosa importante, ma no che arriva la persona X di turno e allora deve commentare io questo fumetto l'ho vissuto, quindi siccome l'ho vissuto io ho una chiave di lettura superiore alla tua, quindi io ci capisco più di te del personaggio perché l'ho mese per mese, ma non ci rompere le palle, perché se io prendo una qualsiasi testata la comincio a leggere da zero adesso sicuramente la conosco, anzi la percepisco anche meglio di te, che magari non la leggi da 20 anni. Ma cosa cavolo dici? Punto, 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 pentapunto, perché quello è. Avete stufato? Allora, io dico sempre: bisogna leggere quelle opere che sono importanti e similari all'arte e non criticarle mai. Nein, nein, nein. Però, quando arrivano questi schizzinosi, questi amanti, perché Dragon Ball era meglio prima, adesso Yotaro non mi piace. Capra! Se a Tito Yotaro non piace, chi se ne frega? Perché il maestro, il sensei, Toyotaro, ci sta facendo sognare con queste nuove avventure. Certo, non si può paragonare a Toriyama, perché sarebbe una bestemmia, però intanto si gode, però sei il primo a dire, è brutto, ma lo vai a comprare, perché sono una capra, ignorante, perché a voi vanno battezzato con l'acqua del cesso, perché voi parlate, 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 però poi se dirmi a comprare quello che non vi piace, ignoranti, capre! Basta, io diciamo, ci posso sentire questi che dicono: ah, io l'ho vissuto, ah, io l'ho analizzato, quindi lo capisco meglio di te, perché fanno tutti quanti i sofisticati dei fumetti. I sofisticati fumettari. Ma sciacquatevi le palle! Capre, mo ve lo dico, capre! Avete stufato! Tutti quanti possono avere una chiave di lettura diversa del fumetto, e non è perché tu l'hai vissuto, perché allora siccome io ho vissuto Dragon Ball, lo conosco a memoria, perché Dragon Ball va in modo obbligatorio, amato, si chiama il fumetto, amica per forza Dragon Ball, se non si chiama Dragon Ball, mi dispiace, ma l'arte del fumetto non fa per voi, ve lo dico chiaramente, è un dato di fatto incontestabile e inconfutabile. Camera mia! Dragon Ball, pesti frulli trans! Dragon Ball, Fenki Noveran! Oh, è una legge divina. Chi ama il fumetto ama Dragon Ball. Chi non capisce un cavolo non lo legge. Ecco, questo è una cosa che secondo me non può essere come si dice? Non può essere opinabile. Però se arriva un lettore e dice lo voglio leggere, magari ho capito questo, ho capito quell'altro, può essere corretto, ma non deve essere snobbato magari dal lettore X di turno. Perché l'ho vissuto, allora io, tutti quelli che adesso se leggono Dragon Ball, siccome l'ho vissuto, devo sempre stare a rompere le palle perché la mia chiave di lettura è la migliore. Io ti posso indirizzare verso una chiave di lettura con una bella casino, con un bel super colpo del super cannone alla 180esima potenza. A voi vanno battezzato con l'acqua del cesso e questa cosa non è discutibile, non è opinabile. È così, è così, è Big Bang energetico. Porca miseria. Non mi sopporto più i sofisticati di questo cavolo. Coloro che io ho studiato tutto quanto, quindi posso correggerti sempre a prescindere. E io, siccome voglio,
Io ho vissuto l'epoca dei robottoni, quindi se tu dici qualche cosa che nemmeno a me sta bene, ti posso blastare. Ma non mi rompere le palle, te e quei tu pupazzi dei robot. Io ci faccio e ci dico quello che mi pare. Se ti percepisco in un modo, li esprimo, poi se sbaglio mi correggi. Ma per il resto, non mi rompere le palle! Non mi rompere le palle! Non ci rompete le palle! Punto, rimuto, 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 pente, muto, esacco, punto, metta, muto, metti, muto, rimuto, rimuto, punto. Trino, parentesi, graffa, tonda, quadrata, con all'interno, vai a cagare, te e tutti i sofisticati fumettari di questo cavolo. Le opere seminali vanno lette per forza. Dragon Ball siamo per forza, Berserk siamo per forza, e poi arriva la vera capra eretica, ignorante, che ti dice, questo qua non è più Berserk. Questo non è Berserk, perché Berserk è dopo la prima eclissi. Capra! Capra! Dopo la prima eclissi. Dopo la prima eclissi, Berserk è un capolavoro lo stesso! Ed è un dato di fatto incontestabile! Dopo la prima eclissi, Berserk rimane sempre ad altissimi livelli. È un capolavoro indiscutibile, e chi discute è una capra! È stato battezzato l'acqua del cesso, e di fumetto non capisce un emerito cavolo! Punto, ripunto, 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 metta punto, esago punto, metta punto, quasi punto, ripunto, ripunto, punto, ripunto, 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 esago punto. Ma senco cacco, sappo fa mediano! Faber, riuse ken! Fulmine di punti! Punto, 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 punto! Oh, avete stufato! Queste sono le eresie. Berserk, che dopo la prima eclisse, caga e piscia in testa a tutto One Piece! Berserk, che dopo la prima eclisse, caga e piscia in testa a ogni singolo episodio di One Piece, perché Miura è Dio e Eiichiro Oda è un... Indovinate cos'è Eiichiro Oda? Un... Toyotaro. Omaggia, Ergerci omaggia. Omaggia il Super Saiyan. Prende per il culo! Eretico! Il Super Saiyan quindi diventa un... Odata! Odataro! Nos! L 1, Odataro, Nos, L 2, Odataro, per 8, per 24, per 88 salta fan. Chi dice che Berserk, dopo che si è brutto, è un 88 Zeta Fataro, Zeta Fataro, Zeta Fataro, che compra, 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 ma non capisce niente. È quello il dato di fatto incontestabile. Quello è il dato che comprate e appizzate e mettete là. Basta con gli esperti di questo cavolo, basta con... Leggete Kirby, capre, punta rimuto, pentapunto, quello dovete fare, perché tutti quanti possono esprimere la loro opinione su dei fumetti, ma non serve il correttore automatico, perché è giusto correggere. Però no, io l'ho vissuto prima. Abbiamo, dopo i nostalgici del ventennio, abbiamo i nostalgici dei fumettari. Mandate a zappare la terra, i nostalgici dei fumettari. Mandate a cagare, che è vigorometro. Big Bang energetico! Alla 188esima potenza. Punto, rimuto, pentapunto. Punto, pentapunto, esagopunto, pentapunto, punto. Colpo del sole per asciugarvi e per riportarvi sulla retta via. Ma non ci rompete le palle, nostalgici fumettari falliti. Che poi sono i primi che dicono che Berserk è un fantasy. Ma è fantasy dal primo numero. Capra, mettila dove si mette la testa, la razza del cesso, e... Sciacquarti la testa e non sfogliare mai più un numero di Berserk. Perché chi dice che Berserk è brutto e adesso è brutto, non ha il diritto per me, di comprare e di parlarne. Quelle sono eresie. Non magari che qualcuno non lo capisce. Allora gli è giusto che arriva, non so, uno che magari lo conosce bene e allora ti aiuta. Ma i sofisticati che quando la gente magari parla, no? Perché magari, ripeto, nella loro ignoranza ci può stare. Magari sbaglia alcune cose, ma invece di fare... Di guardarli così, con quella faccia da capra ebete di zappatore di terra seriale, perché quello è dove stanno a zappare insieme a quelli che stampano i fumetti col coso alare, perché ogni volta questi fumetti che ci vengono, ma questo è un altro discorso che processa sempre bene, questi fumetti ogni volta che ci stampano con la stampatrice anale, perché sono sempre sfonnati, ecco, andare a zappare la terra insieme a quelli, agli odatari, 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 Trans, Dragon Ball, Franky Noveran, oh, via Reggie Over, a cagare! Dovete andare lì! I nostalgici fumettari, vi ci pulisco il culo, io mi faccio a pezzi con le parole!
vi spezzo con le parole, perché voi state arrivati in questa. Non ci rompete, non fate i finti nostalgici con il tuo di questa minchia. Invece la vostra. Perché poi voi siete i primi che non vi ricordate niente. Berserk, parlate di Berserk, ma non vi ricordate un cavolo, perché l'avete detto una volta. Siamo a Dragon Ball. Una volta. E andrà di all'atti, l'ho vissuto. Tu hai vissuto la testa nel cesso. Ritornaci. Io ti manderei a leggere i fumetti insieme in Another Dimension. Esplosione galattica. Boom! Quello è. Pentapunto. Pentapunto. 100.000 punti. Oh. Che poi sono gli stessi che ripeto, rompono le palle. Berserk in Fantasy è il primo numero. Dopo le risse è brutto. Dopo le risse è brutta. Caga e piscia in testa a tutto One Piece. Perché One Piece è una cagata in confronto a Berserk. One Piece in confronto a Berserk è un fumetto scandaloso, vergognoso, allungato. Che l'unica cosa bella che c'ha sono i piedi e le bocce di Nico Robin. Le bombe di Nami. Quello è bello che vuole One Piece da adesso. Quello è. Allungato come se ci fosse domani. Quello è. Quel punto di punto. Pentapunto. Oh, saremo più. Mi ha rotto le palle. Io vi faccio questo video perché correggere da voi. I nostalgici dei fumetti che pensano di saperne più degli altri perché l'hanno vissuto e quindi correggono le cose che in realtà poi non sanno perché sono stati battezzati con l'acqua del cesso e sono talmente falsi che stanno rubando il lavoro ai cinesi e a quelli che fanno e quelli che usano le stampatrici anali. Capre ignoranti! Quello siete! Quello! E tricche balacche, e tricche la super coppa, super canone, ma canco sappo, camea! Ha ha! Super saiyan, babam! È un discorso logico, fattuale direi! È fattuale! Quello è! Quindi adesso voglio, una volta per tutte, a me non me ne frega niente. Se voi pensate di sapere più dell'arte perché l'avete vissuto, io slam dunk, mi ci pulisco il culo, strappo pure da Kyuubi 9. Ma sai che me frega, strappo tutto, tranne Dragon Ball. Tutto è strappabile, tranne Dragon Ball, Berserk e Senseiya. Punto assolutista. One Piece è il primo che va a fuoco. È il primo che piava fuoco, è One Piece. E le voi difendete, One Piece è una cagata. È finito, ha rotto le palle, punto. Con quei vignettoni. Invece di rompere le palle, rompete le palle a Otataro, che si è ridotto a omaggiare lui. Voi rompete le palle a Toyotaro, che sta facendo che ha fatto un grandissimo lavoro, che magari tecnicamente alcune cose le sbaglia, ma intanto ci fa sognare con delle storie veramente avvincenti, grazie alla somma di papà Toriyama. Che mi manca, rivoglio Toriyama vivo. Lo rivoglio vivo! Mi manca Toriyama e mi manca Miura! E voi bestemmiate quando parlate male di loro e di chi li porta avanti, come Koshimori e Toyotaro, che sono stati scelti da loro! Capre! Perché Toriyama ha detto che Toyotaro è perfetto! E l'ha detto lui! E la vostra parola avanti Toriyama non conta un cazzo! Toriyama ha detto che Toyotaro è il miglior disegnatore per Dragon Ball sulla fascia della Terra! L'ha detto lui! Quindi muti! Applicate il mutismo quando Toriyama parla, è una legge divina. E se voi andate contro colui che ha fatto il più bel fumetto incontestabile, perché l'unica cosa incontestabile è che chi legge Dragon Ball è una capra. L'unica cosa incontestabile è che chi parla male di Dragon Ball deve mettere ad essere il cesso e non dovrebbe mai parlare del fumetto. Questa è l'unica cosa che non accetta discussione, punto assolutista di super colpo del super cannone alla miliardesima potenza di distruzione dei finti nostalgici fumettari falliti Kamehameha di Baby Vegeta, il più bello e potente dei personaggi di Dragon Ball e del vecchio Goku Super Saiyan Rosé, l'invitto creato purtroppo creato graficamente da Toyotaro, purtroppo per i redattori, Berserk e Koshimori piscia in testa a Ototaro, punto, perché è un fratello di Miura, punto, e i fratelli dei nostri dì si rispettano e si amano obbligatoriamente. Mi sta andando via la voce per quanto sono incavolato, porca miseria. Quindi basta con i nostalgici capre battezzati con l'acqua del cesso
che invece di rompere le palle a queste cose qui, rileggessero quei fumetti che dicono di conoscere a memoria e poi bestemmiano tutti i giorni della loro vita. Kamehameha! Kabimboom!